Nell'85 Rachele Furfaro si è inventata nel cuore di Napoli le scuole dalla parte dei bambini, un modo diverso di insegnare e di fare comunità, aperto, contaminato da arte, musica, camminate all'aperto e gite al mare. Quello stesso modello su cui ha creato Focus, la fondazione impegnata in un progetto educativo e di rigenerazione urbana dei quartieri spagnoli. Oggi il presidente di Focus ha messo questa sua esperienza didattica e di vita nero su bianco nel volume intitolato La buona scuola, cambiare le regole per costruire l'uguaglianza, edito da Feltrinelli e presentato nel cortile dell'arte dell'ex istituto Monte Calvario. Una buona scuola, dice, può attenuare le differenze di classe e funzionare da ascensore sociale. Ognuno ha il proprio modo di essere, di esprimersi, di stare al mondo. La scuola dovrebbe offrire a tutti gli strumenti perché questa interiorità di cui ognuno è portatore possa venire fuori nel percorso che il bambino compie. Il termine educare viene da exducere, tirar fuori, far venire fuori, mentre invece noi proviamo e nella scuola troviamo molta omologazione. E l'ultima esperienza, questa della scuola costruita a Focus, ha mostrato quanto il nostro modello resiste alle temperie anche nelle situazioni di disagio e di marginalizzazione sociale. La buona scuola anche come argine al dilagare di comportamenti illegali per Giovanni Melillo, oggi alla guida della Direzione Nazionale Antimafia, che ha partecipato all'incontro. Le persone hanno storie diverse, quindi una buona scuola sicuramente è una barriera al coinvolgimento in brutte storie, per così dire. Tra i sostenitori convinti della rivoluzione didattica di Rachele Furfaro c'è anche l'insegnante e scrittrice Viola Ardone, caso letterario del 2019 con il suo Treno dei bambini. Tante riforme che hanno investito il sistema scolastico negli ultimi 50 anni hanno sempre cercato di normare dall'alto, senza tenere conto delle esigenze dei docenti, dei ragazzi, dei bambini, delle famiglie che sono coinvolte nella scuola. Da questo punto di vista questa è una lettura illuminante perché consente proprio di prendere quel punto di vista, e questa dovrebbe essere la buona scuola.